Uè, come alcuni di voi sapranno e come testimoniato dalle mie occhiaie, sono in un periodo abbastanza impegnato, ma volevo comunque pubblicare un video, quindi ho optato per un altro set improvvisato e un altro video dal montaggio pigro. Andiamo a rispondere agli hater, ma anche ai non hater, magari qualche commento con qualche spunto di discussione interessante. Partiamo dal commento di Vass, che riferendosi a una battuta che feci sul fallimento di una radio gestita da un gruppo di complottisti, mi domanda: come mai godi dei fallimenti altrui? Beh, detta così suona un pelino male. Comunque diciamo che ci sono delle categorie di persone, specialmente magari i cosiddetti influencer, che non sempre hanno un impatto positivo sulla società. Personalmente penso che qualora ci sia la possibilità di limitare i danni che fanno, secondo il mio punto di vista, alla suddetta società, male non fa. Cioè, voglio dire, se ti domandassero, sarebbe stato meglio che il signore coi baffetti in Germania o il signore coi baffoni in Russia avessero fallito? Difficilmente diresti di no. Quindi, ovviamente con le dovute proporzioni, non sto chiaramente paragonando i personaggi, però la linea di pensiero è abbastanza quella, no? Se ci sono delle persone che ritengo spargano delle nozioni che facciano del male all'uomo, meglio che non le spargano. Rosanna, che non inserirei nella categoria hater, mi domanda: sotto il video dell'infiltrato dedicato ai respiriani, perché prima di parlare non provi? Così magari ci dai dei dati certi e non soltanto supposizioni. Allora, cominciamo col dire che per poter parlare di dati, di scienza, non ci si possa basare sulle percezioni personali, per cominciare, no? Quindi sono proprio due linee di pensiero che cozzano l'una con l'altra, non stanno bene nella stessa frase. Dopodiché, io nei miei video presento, magari faccio un commento su determinati fenomeni, ma il mio canale si basa su quello. Quindi nel senso, se vuoi uno che sperimenti, che faccia delle scienze, deve andare da un'altra parte. Detto ciò, sarò libero di pensare che una cosa è una cagata, se penso che lo sia. Poi, voglio dire, ognuno ha le proprie curiosità nel corso della vita. Non ho mai fatto parapendio, soffro di vertigini, non lo farò. Non sono interessato a provare stili di vita particolari come quello del respirianesimo, perché dovrei provarlo, no? Il signor Nessuno, invece, con una bellissima immagine come profilo di una tazzina di caffè molto italiana, mi domanda, sotto il video di fact-checking su delle notizie riferite alla guerra Russia-Ucraina: fake o no, l'Ucraina, se non si mette ai tavoli delle trattative, sparirà. O comunque la sua gente subirà mentre si arricchiranno i soliti noti, chissà chi sono i soliti noti, suppongo Soros e compagnia, sia russi che ucraini. PS, sto video è inutile. Signor Nessuno, capisco che lei sia un grande esperto di politica, ma non mi lancerei senza paracadute in previsioni che potrebbero rivelarsi errate. Detto ciò, fare fact checking secondo me non è inutile, è proprio quello che manca, il rendere fruibili, attendibili delle notizie in un periodo in cui c'è un ammontare incredibile di notizie, in cui ognuno fa fatica a orientarsi nel marasma di notizie che escono. Può non risultare interessante, magari a te non interessano le notizie sulla guerra, non guardarle, magari ti vuoi fidare alla cieca, non guardare i video dei fact checker, però magari inutile, no, magari fatto male, magari non piacevole, magari non mi fa piacere sentire le cose che sento. Ah, comunque il video in questione non era un video contro la Russia, era un video con notizie false a sfondo russo e a sfondo ucraino, però dal commento posso dedurre un certo posizionamento da parte di chi l'abbia scritto. Diego, che sicuramente non è un hater, anche perché vedo il bollino di iscritti, ringrazio. Ciao Gross, complimenti per i tuoi video, hai la stoffa, ti ho scoperto da poco e credo che col tempo darai sempre più soddisfazioni, ma ti apprezzerei di più se quando citi post di politici o gente famosa mettessi pure il nome. Allora, questo, visto che è una serie di domande che mi viene posta spesso, rispondo, perché ci sta. Allora, un po' di paura c'è. Non tanto relativamente al video, perché nel senso il problema è che io al momento non mi sostento con YouTube, cioè io guadagno poche decine di euro al mese, quando va bene, la maggior parte delle volte no, perché mi demonetizzano sempre i contenuti per i temi che tratto. Io ho un lavoro vero, come qualcuno commenta spesso, e devo preservarlo. E avendo a che fare anche con delle figure abbastanza importanti, magari nel mondo del business,
preferisco mantenere un profilo basso, anche perché lavoro per un'azienda abbastanza grande che è molto attenta a questo genere di cose, a non danneggiare giustamente la propria immagine. Quindi vorrei evitare che mi vengano rivolte attenzioni molto particolari come querele piuttosto che bufere social e quant'altro. Che poi è uno dei motivi per cui l'Italia non brilla nell'indice di libertà del giornalismo, no? Nel Press Freedom Index. Per quello, insomma, perché siamo un paese molto avvezzo a questo genere di cose, specialmente con delle associazioni molto vicine a quelle cui tratto io. Stessa tipologia di domande che mi pone ad esempio Manuela, che mi chiede: perché non mostri le autrici dei commenti nel video e alcuni sono con delle parti cancellate? Qua la questione è un po' diversa, perché cancello i nomi e cognomi della gente sconosciuta, diciamo dei non VIPs, perché non voglio che ci sia accanimento verso le persone, di base. Io nei miei video voglio criticare le idee, voglio ironizzare su quello, fare satira su quello, ma non voglio che ci sia una particolare attenzione rivolta a una persona che magari è anche vittima delle proprie convinzioni, o magari sono io che sbaglio, chi può saperlo? Non è che sono Dio sceso in terra. Perché invece ogni tanto cancello delle parti, a volte non ve ne accorgete nemmeno perché uso lo stesso colore dei post? Per tanti motivi. Magari ci sono dei tag, quindi che rimandano ad altre persone. Magari ci sono dei tag di pagine che io non voglio che vengano diffuse in giro per il web, in quanto malevole. Magari ci sono dei link che uno potrebbe copiare e incollarsi, o potrebbero bannare il video se magari mostro delle cose che non si possono mostrare. Oppure semplicemente per esigenze di montaggio, eh? Quindi ogni tanto nei post troppo lunghi o che non si capiscono io cancello delle cose, le taglio apposta per far rendere un video piacevole. Devo fare un video di 10-15 minuti, non posso fare un video di 46 in cui a schermata c'è un commento lunghissimo. Uno potrebbe pensare: modifichi i commenti, non posso farci niente, deve essere una cosa apprezzabile. Laura invece, sotto un video se non ricordo male a tema vaccini, mi dice: temo che il vero disinformato sia tu, ci sono delle fonti attendibili alle quali tu puoi rivolgerti. Tra l'altro non motivi quello che dici non dando vere informazioni. E come dico sempre, link in descrizione. Quando faccio dei video a tema fact checking, non sempre quindi, metto sempre tutte le fonti che uso in descrizione. Ovviamente le fonti che sono pagate dai poteri forti. In generale direi che la differenza tra un ciarlatano e uno che fa una vera attività di informazione più o meno è quella, quindi quella di riportare sempre e rendere visibili le informazioni. Poi non te le vai a verificare, ci sta, non lo faccio neanche io, però almeno vedi l'autorevolezza delle fonti da cui prendi spunto. Ci sono stati anche dei casi di gente che ha pubblicato degli articoli che ha messo all'interno delle fonti degli studi che contraddicevano quello che diceva. Questa è la creatività del ciarlatano. Aristide invece mi commenta: più vedo con che facilità e spirito di linciaggio ci si accanisce sui contestatori della terra a palla, quindi video dei terrapiattisti, più nutro simpatia per i terrapiattisti, una simpatia a prescindere dall'assurdità o meno delle teorie. Beh, la simpatia è personale, mi spiace che non ti stia simpatico. Del resto internet è una giungla, cazzo, in cui la disinformazione cresce incontrollata e si autoalimenta. Ci sono delle vere e proprie bolle in cui la gente si radicalizza su degli argomenti, parla solo con se stessa. Quindi, dal mio punto di vista, non funziona, non ha funzionato, perché ormai siamo nel 2023, il vivi e lascia vivere. Non funziona più il non devi attaccare, non devi criticare, perché poi, poverini, perché non è colpa loro, perché sono stati plagiati e quant'altro, perché sennò non si risolve il problema. Quindi può essere antipatico, ma nella giungla di internet vanno estirpate le erbacce a forza. Secondo me suona molto fascista come cosa, ma non credo che lo sia. La signora Anna invece, in tono molto pacato, probabilmente non accorgendosi di cliccare il tasto caps lock, mi scrive: premesso che non credo in nessuna religione, sotto quindi il video delle terapie di conversione gay, il problema non è religioso ma di cervello impicciato, perché le persone che si dichiarano omosessuali hanno tutte un passato in cui sono state segnate. Invece di dire che è normale, sarebbe meglio che gli psicologi cercassero di capire il perché una persona si dichiara omosessuale. Ho chiesto diverse volte agli omosessuali perché sei omosessuale
omosessuale e nessuno ha saputo dirmi il perché. Se uno è un criminale, non dico al criminale che è normale essere criminale, ma cerco di capire perché lo è diventato o no. Allora, perché un omosessuale non può tornare etero mentre un etero può diventare omosessuale? Perché vi stracciate le vesti se un omosessuale, a prescindere dai motivi, torna etero, mentre se un etero dichiara che è omosessuale vi scorticate le mani di applausi? Perché siete zombie e qualsiasi cosa vi dicano di fare la fate? Se un giorno vi dicessero che mangiare merda è normale, la mangereste? Ops, ma in effetti la merda la state già mangiando e a quanto pare vi piace pure. Punto di domanda. Andiamo con ordine. Allora, qua ci sono tante cose sbagliate. Da un lato il fatto che chiaramente non accetta che esistano i gay al mondo, perché dice si dichiarano omosessuali, quindi secondo lei non sono omosessuali. Dopodiché mi paragona gli omosessuali ai criminali, quando non credo che ci sia nulla di male se mi voglio accoppiare con un divano, con un pesce del mio acquario, tra cui quello tutto storto che tra poco morirà, oppure con un altro uomo o con un'altra donna. Poi mi fa un po' la figura della stalker andando in giro a chiedere alle persone perché sei gay, perché sei gay, che insomma fa molto ridere, potrebbero prenderti un po' per pazzerella, ti sconsiglio di farlo. Dopodiché mi propone una teoria evoluzionistica secondo cui gli etero diventano gay e i gay diventano etero, cosa che non esiste. Dopodiché, da dove cominciare? Le terapie di conversione sono, a mio modesto parere, una brutalità, una violenza psicologica verso una persona che non viene accettata per quello che è. L'omosessualità è naturale, che ti piaccia o meno, c'è anche in natura, quindi è una cosa che fa parte dell'uomo e per cui non vedo perché doverla curare. Poi chiaramente uno può essere confuso, può cambiare, può scoprire cose durante la crescita da un lato all'altro, diciamo, del binario della sessualità, però il problema è che se c'è una società, un'associazione col chiaro scopo di riconvertire una persona raddrizzando la sua sessualità, è sbagliato. Non mi risulta che invece si faccia l'opposto, quindi che ci sia la famosa ideologia gender che punta ad omosessualizzare le persone per scopi malvagi. Non c'è, diciamo, una teoria che vuole gli etero a trasformarsi omosessuali, è una cosa che mi proponi tu, ma nel senso non ci sono associazioni che si dedicano a quello e non c'è nessuno nella comunità LGBT, diciamo, che punta a convertire come fanno i testimoni di Geova o i missionari all'amore verso il pisellino. Il signor Antonino, sotto un video sempre a tema Novax, credo, mi dice: di barzellette li sentiamo tutti i giorni, amico, non scherzare su questo tema, non ti compete. Dirò una cosa molto Novax: non serve la laurea per scherzare, non bisogna essere un esperto per raccontare storie, notizie su un qualsiasi tema, basta sapersi informare e sapere esporre e comprendere i testi per farlo. La satira, mettere le barriere alla satira, sentirlo ancora nel 2023 è un po' una bestialità, se posso, però ognuno è libero di fare e pensare quello che vuole. Ma la categoria di haters che preferisco in assoluto sono quelli che vengono, commentano senza la volontà di ricevere una risposta, ma semplicemente per venire a sfogare le proprie frustrazioni e la propria rabbia. Non sono indottrinati dei preti pedofili ed un dio caprone dei comandamenti, la Madonna era la prima puttana, Adamo il primo cannibale, Dio sto per venire a prenderti e ucciderti maiale insieme alla tua stirpe di pecore vax. Non ho capito, ma va bene, pace e amore, amico mio. C'è poi invece chi lo fa con un modo un po' più subdolo, un modo un po' più da mafia, come Leone, che mi risponde: per infiltrarsi bisogna presentarsi come ciò che non si è, mascherare le vere intenzioni. Se uno che si comporta così viene scoperto, quale sarebbe la giusta reazione nei suoi confronti? Suppongo condividere il video e iscrivervi. Un'altra categoria che amo sono gli illetterati, che vengono ma sono troppo obnubilati dalla rabbia e quindi mi scrivono cose come canane inutile, bau bau, oppure I want your sister, in Amazonia cannibali mangiano anche umani, allora anche te mangiali, basta che tu hai il permesso da parte di tue padrone di Bruxelles. La cosa più interessante è che il commento è stato anche modificato, quindi lui è andato lì con pazienza, se l'ha riletto, l'ha scritto e ha detto: mi pare che così possa andare. Magari ci aggiungo giusto qualche spazio in più, qualche H, e poi andiamo alla grande. Ma non tutti hanno la pazienza di modificare i messaggi. Ci sono quelli che magari li scrivono velocemente, come Simone, che scrive: cazzo volete vaccinati di merfa? Poi si accorge che ha sbagliato, allora perché modificare? Scrive: cazzo volete merda di vax? Così li cambia. Così fa più in fretta, perché non ha tempo da perdere, Simone. Anna invece la voglio premiare perché mi ha insultato in modo molto creativo. Io ne ho sentite tante, mi è andato del comunista, del fascista, dell'omofobo, del maschilista, del femminista. Ma lei ha trovato una cosa che nessuno mi aveva mai detto. Lei mi commenta: F2M sionizzato. Secondo Anna, io ero una donna. Una donna
ebraizzata. Adri invece mi commenta sotto un video dei Novax: porta rispetto per i danneggiati da Vax Covid-19. Porta rispetto, eroe. Grazie per l'eroe, ma non sono un eroe, resto umile. Comunque, amico mio, porta rispetto. Non è che criticare un'ideologia significa mancare di rispetto. Io solitamente, no dai, mai, quasi mai, magari ogni tanto mi sfugge, ma non insulto mai nessuno io, quindi non vedo perché dovrei aver mancato di rispetto a qualcuno. In quel caso mi dispiace, non volevo farlo, te lo giuro. Angela mi commenta: venduto, ma magari ci fosse qualcuno che mi compra. Angela, anzi, se avete qualcuno che vuole sponsorizzarmi i video, sono qua, scrivetemi. Bene, per oggi basta, direi che è ora di lasciare il divano ai miei amici di Casting Couch. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Basta, iscrivetevi, lasciate un commento, condividete, come volete, dai. Ciao.